Per il momento è tutto, lascio la linea di nuovo a Elena Scotoni per il proseguimento della rassegna stampa. Grazie Silvia Rita, io vedo pronti i nostri amici di Caterpillar AM, vi conosco mascherine. Attenzione. Come fai a conoscerci, Elena? È impossibile riconoscerci. Vi conosco giù la maschera. Allora, vediamo chi sono. Dai. Chi è lui? Ma potresti essere un Marco. Mannaggia, come ha fatto a riconoscerla? Mannaggia. Così hai intuito proprio a naso, Scusa, a questo punto però siamo rimasti in due, vediamo se riesci a riconoscere me. Allora, ma qual è la Tascia dei chi due? Chi sono io? Guarda, un grande dubbio, ma potresti essere Filippo. Mannaggia, mi ha scoperto, è vero. Sono Solibello, ma come fa la Scotoni meglio, a sapere tutto? È meglio di Bersani la Scotoni, E io chi sono? Chi sono? Chi sono io? Ma, Natascia? Purtroppo sì. Allora, sì, ce l'ha fatta. Allora va bene. Potresti... Si conferma però la grandezza. Toglierla. No, tu tienila. Tu tienila. Potrebbe candidarsi a presidente del consiglio, Elena Scotoni. Perché a questo punto. Dipende come sei messa a metafore. Come te la cavi con le metafore? Insomma. Dovrei studiare di potremmo più lavorare. In realtà. Dovrei studiare. Ci potremmo lavorare. Beh, Elena, però questa è proprio la chiave di quello che sta succedendo. C'è la mascherina. No, la chiave nel senso, la chiave metaforica. Usavo per l'appunto una metafora, è la chiave di quello che sta accadendo. La maschera che sta portando Natascia e che ci impedisce di capire se è veramente Natascia o no, potrebbe essere chiunque. Grazie a questa maschera lei si è riuscita a nascondere. E allora forse quella mascherina a cui faceva riferimento ieri Bersani... Non mi conosci affatto. Potrebbe essere servita per far sì che il colloquio tra i due, tra Bersani e Berlusconi, alla fine abbia raggiunto il suo scopo. Ovvero... Qual è lo scopo? Trovare l'accordo. Per il 18 aprile... Bravo, non per il governo ma per il Quirinale. Quella è l'ipotesi più probabile, che alla fine uscirà un candidato condiviso, non un candidato penalizzante. Ieri l'ha sottolineato molto il punto anche Angelino Alfano all'uscita, non penalizzante per gli elettori del centrodestra. Un D'Alema quindi, che piace a destra, piace a sinistra. Beh, allora, insomma, non so se possa essere un D'Alema. Intanto metto il like sulla maschera. Piace moltissimo anche a Grillo, piace anche a Grillo. Sì, allora, soprattutto. Sì, soprattutto. Ricordiamo che D'Alema verrà, il Presidente della Repubblica verrà eletto dalle Camere Riunite. Cos'è questo lapsus? No. Non diciamo che sappiamo già in poi dai rappresentanti delle regioni. È sfuggito, Elena, però se volete potete già metterlo nei titoli, eh? Sì, è vero. No, è sfuggito. Io potrebbe essere D'Alema, ma anche no. Ecco. Però ecco, potrebbe essere uno dei nomi. Quello che al momento appare più probabile. D'Alema o Prodi, secondo me, è lo stesso gradimento riscuoto. Sì, tra il Berlusconi. Sì. Anche se raccontano che da questo punto di vista Berlusconi, perlomeno i giornali al più vicini, che sembra che Prodi abbia scampato a Berlusconi. Sì. Perché lui, insomma, quello che l'ha battuto due volte, bene o male, anche se la seconda volta era un po' quasi un pareggio, quindi non lo vedrebbe proprio benissimo. Attenzione, però, cosa succede? Arriva forse un temporale estivo. Attenzione, che però vedete come passa e va via. Vedete come va via, vedi Elena? Cos'era? Va via e va via perché era il temporale estivo che precede la quiete prima della tempesta, cioè dopo la tempesta. In pratica il 18 aprile, segniamoci questa data, dovrebbe essere eletto forse alla prima votazione il Presidente della Repubblica. Dopodiché ci dovrebbero sciogliere molti nodi. Da lì anche a cascata. Le camere no. Da lì a cascata dovrebbe finalmente risolversi e sbloccarsi tutto. Questo è. Certo, no, sto vedendo la cotonatura della Thatcher. Forse un primo ministro cotonato. Presto, togliamo la CNN e concentriamoci. Primo ministro cotonato potrebbe riscuotere consensi. No, con una maschera. Potrebbe essere un'idea. Quindi abbiamo detto 18 aprile Presidente della Repubblica, poi si risolve tutti i problemi del paese. Sì. Disoccupazione, no, ma non subito. La crisi. No. Sì. Allora, se troviamo il Presidente della Repubblica, da lì a cascata troviamo tutto il resto. Certo, quindi nel giro di... Beh, nel giro di qualche settimana si fa il governo. Sì. Dopo aver fatto il governo, lo diceva prima poco fa, lo avete detto voi, eccola qua la splendida cotonatura della Thatcher nelle immagini di Rai News.
Anche ecco, lei è una che ha messo insieme un paese, no? È una che non divideva per niente, cioè l'ha fatto della coesione sociale la sua bandiera politica. Certo, esatto. Anche la sua eredità non divide tutt'oggi. Esatto, no, esatto. No, grazie agli amici di Rai News che hanno per un attimo, su richiesta di Natasha, diffuso le immagini della CNN. Insomma, Elena, è veramente una situazione ingarbugliata che però per la prima volta vede una possibile soluzione, un possibile esito all'orizzonte. Non so se quest'esito poi potrà soddisfare tutti. È stacqua qua. L'esito è stacqua qua. Quest'acqua qua? Sì. E non si capisce. Lo fa apposta. Insomma, si capisce. Però potremmo uscire dallo stallo messicano. La domanda però, Solibello, è questa. Sì. Quanto tempo ancora occorrerà dopo l'eventuale elezione del Presidente della Repubblica il 18 aprile per avere sul corpo degli italiani quel benefico rossore che ci porta fuori dalla crisi? Perché? Ma perché il rossore, scusi? Se ti ricordi quel farmaco che una volta spalmato sprigionava quel benefico rossore? Non mi ricordo nulla di sì. Soluzione non si intravede, anche qualora chiarissimo i nodi politici. A me basterebbe per il momento uscire dallo stallo messicano. Questa è la cosa che mi preoccupa di più. Una volta usciti dallo stallo messicano, potrebbe apparire Cinzia Poli, potremmo cliccare sul nostro Cappelli. Insomma, però l'importante è uscire dallo stallo. Clippiamo magari su Cappelli, visto eccolo che l'avete qua, citato. Cappelli. Perché diciamo qua. Tanto subito. Del nostro stallo messicano, del nostro stallo politico, di un Parlamento in contrapposizione. Ecco, ma non siamo gli unici, vero Paolo? Ah. No, la storia di oggi che ci ha incuriosito arriva da Israele, l'abbiamo trovata sulla prima pagina del Jerusalem Post, grazie per i click Filippo e Natasha e grazie anche a Cinzia ed è questa, dibattito alla Knesset, quella che vedete è la prima pagina del Jerusalem Post che appunto la riporta, dibattito alla Knesset, il Parlamento israeliano, e si parla di tagli all'istruzione. L'opposizione attacca il ministro delle finanze Yair Lapid, l'uomo nuovo della politica israeliana, un anchorman televisivo noto, molto popolare, che ha avuto un successo strepitoso alle ultime elezioni, che però non è presente in aula. L'opposizione lo chiama in causa, sei arrivato da poco e hai fatto subito danni agli studenti, a quelli che hai promesso di rappresentare. Attacca dall'opposizione Yacimovic, scusate, e insomma il dibattito si infiamma, se non che il ministro non è presente. Non è presente, ma eccoci qua, sulla sua pagina Facebook arriva una dichiarazione. Se avessi pensato che qualcuno stava per danneggiare gli studenti, andrei a casa mia a protestare contro me stesso. Il prossimo bilancio metterà al centro il lavoratore, lo studente che lavora part-time, rappresenta la base della classe media di domani. Apriti cielo, in Parlamento naturalmente reazioni furenti, incredulità. Il ministro delle finanze ha avuto tempo per scrivere su Facebook invece di venire alla Knesset e rispondere alle domande dell'opposizione, chiede un deputato. Abbiamo toccato il fondo, un altro. Facebook non sostituisce la Knesset e un parlamentare, qui si torna alla cotonatura di cui prima, dice le politiche a cui assistiamo richiamano alla mente qualcun altro e dice un parlamentare la PID sembra Margaret Thatcher con il gel per i capelli. Mamma mia. Doppio like per Cappelli. Doppio like su Cappelli. Da quando Mark Zuckerberg al posto di Laura Boldrini anche da noi? Beh, è difficile, insomma, per il momento adesso diamo tempo al tempo, i nuovi presenti si sono appena insediati e allora nel ringraziare il nostro Paolo Cappelli ci sono anche le X News di Cinzia Poli. Le Ma News, notizie perplesse, ma Chicco Testa ha ammesso di farsi ancora le canne, ma prima di dire la sua sul nucleare. Ma per una cena venerdì prossimo con Berlusconi a Bari bisognerà pagare 1.000 euro. Sarà elegante? Ma. Si parla tanto di questo metirapone, questa pillola scoperta in Francia che cancella i brutti ricordi. Ma se poi ti scordi di prenderla? Ma. E a Vinitaly Renzi ha detto: Bersani ha vinto le primarie, ma poi non ha vinto le elezioni. Tutta questa lucidità a Vinitaly. Ma. Ma News, notizie per sollevare un sopracciglio.
Grazie Poli. Dai, grazie sulle... Cinzia. Ma... News. Grazie. E allora Elena, insomma, la situazione, come dicevamo prima, si ingarbuglia ulteriormente e serve alle volte immaginare una via d'uscita. L'abbiamo fatto poco fa con te in diretta, disegnando quella che è l'architettura istituzionale dei prossimi giorni. Abbiamo disegnato però, noi, sì, beh, sì, poco fa. Però poi ci sono anche delle cose che magari tu vorresti sapere e hai un po' il timore di chiederci. Per esempio, sì. Come finisce la partita di stasera Juve-Bayern? Come finisce? Noi l'abbiamo chiesto per gli italiani a De Predicto, questo strumento tecnologico altissimo e anche costoso, va detto, ma che la RAI può mettere a disposizione dei suoi abbonati e anche dei non abbonati, ma invitiamo tutti a farlo. Beh, diciamo anche, se vogliamo proprio dire tutta la verità, Ardemagni, per le spese sostenute per dover utilizzare De Predicto, abbiamo dovuto rinunciare per esempio ad alcune cartucce della stampante. Certo, però, va bene, però, adesso però da un mese... La stampante stampa a un colore solo male, però vabbè, per sé, per The Predictor va bene. Allora, The Predictor cosa ha vaticinato? Cosa determinerà oggi in Juventus Bayern? Non ci saranno i supplementari e quindi tantomeno i calci di rigore. Quindi, che ci dispiace. Questa è una grossa delusione per Filippo Solibello. Poi, che guarda solo i rigori. Poi, purtroppo va detto questa cosa. Il risultato non arriverà finale alla Juve. Non arriverà alla Juve perché sarà un pareggio o una vittoria di misura. Un 1-1, un 2-1 molto probabilmente, o comunque una vittoria di misura che non permetterà alla Juve di passare il turno. Questo ci spiace perché con la Lazio la Juventus è l'ultima italiana rimasta. Ed è anche la grande squadra della coesione del tifo calcistico nazionale. Perché, la vecchia signora, un po' come la Lady di Ferro, con sempre con quella cosa. Mette sì, tutti d'accordo. Praticamente diciamo che sì, piace da nord a sud, è quella la squadra con più tifosi. Con più tifosi in Italia. Elena, questa è la notizia che se volete potete anche già mettere nei titoli. Purtroppo. Noi speriamo questa volta che The Predictor si sbagli. Però non sarà colpa di Buffon. Vedremo volta. Domani. Vedremo domani. Eccola. Mi perdono, ma. Ti perdoni da solo. Mi perdoni. Ti perdoniamo anche noi. Perdonatemi. Devo si rispondere. Autosolva, Solibello. Grazie. Pronto? Buckred. No. Not possible. Che love you. Love you. Cinzia Poli. Eccomi. Durante l'occupazione delle camere, il Movimento 5 Stelle ha letto la Costituzione. Sì, il libro da cui è tratto lo show di Benigni. Grazie Cinzia, grazie a tutti mettiamo, voi. Mettiamo, arrivederci a domani. Ciao, domani. Like sulla Scottoni. Like sulla Scottoni. Like. Ciao. Grazie. Viva.